che io non abbia cugini, che io odi il Milan, che io voglia che il Milan fallisca, che retroceda, che io desideri un mondo senza Milan, è una cosa acclarata. Però una cosa è la squadra di calcio, una cosa è le persone, ragazzi. Quindi voglio esprimere massima solidarietà ad Alex Rastelli, e al quale hanno chiuso il canale, spero momentaneamente, se non sbaglio per una settimana, perché si è espresso in maniera favorevole in un video, ma un video di qualche giorno, cioè di tanto tempo fa, perché se non sbaglio l'ha fatto un bel po' di tempo fa, un video a favore delle riaperture, un video dove si era schierato a favore della povera gente che si stava morendo di fame perché aveva delle attività da libero professionista che erano chiuse, ma il sottoscritto ve lo può testimoniare. Io c'ho l'Academy chiusa da un anno, quindi io sono una vittima di tutto quello che sta succedendo da un anno a questa parte. Ci sono i contagi, ok? Dobbiamo proteggere le persone più debole, ok? Però bisogna anche proteggere le persone che hanno perso il lavoro. E Alex in quel video voleva semplicemente esprimere solidarietà e il desiderio di una riapertura per far risorgere la nostra nazione, visto che negli altri stati tutto è stato chiuso, non per un anno intero, negli altri stati tutto è stato chiuso con dei veri sussidi che non hanno fatto gravare le chiusure dal punto di vista economico agli esercenti. Per il resto, ragazzi, quello che volevo comunicarvi, solidarietà ad Alex Rastelli, a Rasta, e che nonostante sia del Milan, a questa brutta malattia, è una persona di cuore, e quindi diamogli forza, stiamogli vicini. E poi per il resto, una volta che gli riapre il canale, ragazzi, torneremo a gufare, a odiare, a detestare il Milan. Però attualmente qualsiasi persona, solo perché è tifoso del Milan, non gli posso augurare il male. Quindi un bacione Alex, non ti posso dire un forza Milan, quindi un forza Inter. E niente, spero che si risolva presto. Forza Alex.